Da sacerdote tra i mafiosi è il libro che è stato presentato ieri al seminario vescovile di Mazara del Vallo. Al centro della storia vi è la vicenda vissuta da padre Mario Fittritta, autore del libro, il giornalista Vincenzo Noto. C'è da dire un fatto, che finalmente c'è stata un po' di giustizia per padre Mario, perché padre Mario ha agito sempre solo da sacerdote. Lui, se voi andate alla carcere, trovate una fila di gente, anche oggi alle 3:30, per prenderlo e portarlo qua. Io ho dovuto allontanare una ventina di persone che dovevano parlargli, e sono rimaste pure male, perché lui se n'è venuto con me. Lui ha fatto sempre solo il sacerdote e ha ricevuto chiunque ed è andato dovunque. Non può avere un criterio di dire: quello è mafioso, non lo confesso, non lo cerco, non ci vado, non ho un approccio pastorale. Questa è la sua anima, su questo intreccio di come è stato prima individuato e poi a poco se ne è uscito, diciamo, pulito, perché in appello, in primo grado no, in primo grado è stato condannato, ma in appello, e poi la Cassazione gli ha dato ragione, perché ha fatto tutto per motivi pastorali. Ma la magistratura ci ha impiegato un sacco di tempo per sciogliere, prima, perché bisogna entrare nel cervello di quei quattro magistrati che non certo avevano un cervello pulito, mi dispiace dirlo. Io comprendo tutti comprendo, allargo il cuore a tutti. Qualcuno è anche venuto a trovarmi poi una volta libero, quindi vuol dire che la sua coscienza non era tanto a posto. La magistratura voleva certamente, non voleva colpire me, voleva colpire la Chiesa.